Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 1 dicembre. Ariete, le ostilità di Marte e della Luna in Cancro annunciano nervosismo per imprevisti impegni di lavoro che minacciano l'armonia domestica, difficoltà a conciliare la voglia di rintanarsi in casa e gli impegni quotidiani che costringono all'azione. Toro, se non siete impegnati con il lavoro, spendete la giornata per visitare una città d'arte o fare acquisti ai mercatini, messaggi particolarmente graditi, una riunione con parenti a cui siete affezionati e che non vedete da tempo è o una passeggiata al parco con i figli. Gemelli, senza essere esaltante, la giornata comunque scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprite piccoli motivi di gioia o di piacere. Mettendo da parte l'idealismo a favore della concretezza, afferrate le occasioni in arrivo sul fronte economico. Cancro, giornata altalenante. Lavoro e famiglia vi danno filo da torcere, ma in compenso l'amore e le soddisfazioni ricevute consolano e risollevano. Qualcuno tenterà di guastare la festa. Non raccogliete le provocazioni e proseguite dritti per la vostra strada. Leone, il ritmo evidenzia un'esigenza di interiorità e di concentrazione che si esprime anche a livello fisico. Date spazio al relax, a letture o a riflessioni significative. Le preoccupazioni riguardo ai rapporti interpersonali sono solo frutto della vostra immaginazione. Vergine, la Luna in Cancro esercita un'azione distensiva sulle diatribe familiari. Senso pratico e serenità interiore sostengono le vostre azioni. Scelte importanti in ambito familiare o professionale e possibili cambiamenti vi tengono sulle spine. Bilancia, l'umore non è alle stelle, siete suscettibili, permalosi e basta un niente per mettervi a tappeto. Discussioni in famiglia da condurre con diplomazia, tenetevi alla larga da ricevitorie e affini, oggi non è il giorno adatto per tentare la fortuna al gioco. Scorpione, il passaggio della Luna in Cancro ha sempre il potere di addolcirvi mettendo la casa e la famiglia al primo posto nella classifica dei vostri interessi. Un parente anziano bisognoso di compagnia oggi trova in voi il suo angelo custode, sogni su cui riflettere. Sagittario, una giornata favorevole vi permette di smaltire il lavoro accumulato e di occuparvi più da vicino di questioni domestiche un po' trascurate. L'ingenuità e la distrazione momentanea della buona sorte consigliano cautela negli affari e negli acquisti. Capricorno, il bisticcio tra la Luna in Cancro e Marte vi chiama direttamente in causa, con proteste e lamentele inoltrate sia sul lavoro che in famiglia. Difficile conciliare le ambizioni professionali con gli impegni familiari, entrambi reclamano attenzione. Acquario, dovendo fare un bilancio, oggi non saresti ottimisti. È innegabile che rispetto al passato molte cose sono cambiate in meglio, ma volete di più. Piuttosto grigia la giornata, in linea con i toni un po' sommessi dell'inverno, introversione. E per finire i pesci, buone intuizioni sostengono le vostre iniziative, giornata ottimale per spostamenti, acquisti e studi. Coccole esaltanti e trasgressive, bel clima di armonia in famiglia, comunicazione fluida e appagante con la persona amata.